Alla mia scuola c'era una suora che insegnava smalto fuoco su metallo. Mi servivano dei crediti per i miei studi. Così mi sono iscritta. Alla prima lezione non sono nemmeno andata. Alla seconda non volevo andare. Ma fortunatamente l'ho fatto e me ne sono innamorata. Il fuoco, tutti quei colori. Avevo trovato il mio materiale. È un po' complice quell'arroganza tipica dei 16 anni. Volevo semplicemente diventare la migliore. Per anni ho creduto che un bravo smaltatore dovesse conoscere tutte le tecniche alla perfezione. Non sbagliare mai. Mi sono ritrovata a studiare in modo matto e disperatissimo quest'arte. Libri, workshop, ma soprattutto tanta, tanta pratica. Al 10 di sera, all'1 di notte, alle 4 di mattina, la domenica, a Natale, a Pasqua, sempre. Ero sempre qui in laboratorio. Stavo in laboratorio tra le 14, le 16 ore al giorno. Roba da matti. Mangiavo, dormivo, smaltavo. E ho fatto così per anni. Ero una purista. Credevo che ogni tecnica dovesse essere fatta alla perfezione, niente di meno. E che ogni tecnica dovesse essere incontaminata dalle altre. Ci ho messo anni a capire quanto effettivamente sbagliavo tantissimo. Non è vero che i bravi smaltatori non commettono mai errori, non è vero, si sbaglia, è normale. La differenza però tra un bravo smaltatore e un principiante è il come si affronta l'errore. Ovviamente lo si affronta in modo diverso a livello tecnico, ma soprattutto a livello mentale. Ricordo una notte all'inizio della mia carriera, erano le 2:30 di notte, ero nel mio laboratorio, sul pavimento del mio laboratorio in realtà, a piangere. Ero disperatissima, picchiavo le mani sul pavimento, ero nel panico più totale. Stavo finendo un pezzo in oro smaltato di bianco che dovevo consegnare alle 9 della mattina, quindi in poche ore. E all'ultima cottura è uscito fucsia. Doveva essere bianco, è uscito fucsia, insomma. È possibile capire la mia apprensione di quel momento. Non sapevo cosa fare. Ero disperata, non capivo le ragioni di questa cosa ai tempi. Ero nel panico, piangevo, davo di matto. Poi ho levigato lo smalto, l'ho pulito accuratamente, l'ho ricotto e, come se non fosse successo niente, il pezzo era perfetto. In quel momento era la fine del mondo per me. Non stavo affrontando la cosa con lucidità. Era un problema insormontabile e non sapevo gestirlo, soprattutto a livello emotivo. Poi la causa assurda. È stata la pasta per la lucidatura, un dito sporco sulla superficie dello smalto. Aveva combinato quel casino. Da questi errori si impara, si cresce. Mi è servito tantissimo tempo per comprendere l'importanza di far interagire una tecnica con l'altra. Proprio la contaminazione. Quando impari a fondo una tecnica, devi poi imparare a rompere numerose regole. Serve per trovare una strada originale, per trovare la tua strada. Al giorno d'oggi sembra impossibile creare qualcosa di davvero originale, perché ormai tutto è già stato fatto, ma sono convinta che scavando a fondo in noi stessi è possibile trovare qualcosa di diverso, qualcosa di unico che possiamo dare a quest'arte. Ovviamente
non si deve diventare troppo egocentrici. Non basta guardarsi sempre solo dentro. Bisogna ricordarsi che si è in un mondo e l'ispirazione può arrivare da ogni dove. Dalla forma di una foglia, dai colori di un insetto, dal passato, dai grandi smaltatori del passato sicuramente. Penso che Larissa Podgorez abbia influenzato tantissimo le mie opere, soprattutto le più recenti, e sicuramente i miei insegnanti mi hanno influenzato, mi hanno reso ciò che sono. Tra tutti credo che Kyoko, la mia insegnante giapponese, abbia plasmato per certi versi il mio modo di vedere lo smalto. Mi ha sicuramente insegnato ad amare tecniche che non avevo mai apprezzato prima. Dopo tutti questi anni non credo più alla divisione tra colori opachi, trasparenti e opali. È una semplificazione che utilizzo, mi serve per insegnare, ma in fondo non ci credo più. Per me è uno spettro. Ogni colore ha un diverso potere coprente, ma non riesco più a credere negli assoluti, o è opaco, o è trasparente. No, non è tutto qui. È una questione di sfumature. Ogni colore trasparente può sviluppare una certa opacità, e ogni colore opaco, per certi versi, ha la sua trasparenza. È sempre una questione di spessori, granulometria, cottura. È un gioco stupendo e le possibilità sono infinite. Tra gli smaltatori c'è questa opinione molto diffusa, secondo cui la parte fine degli smalti va scartata. Scartata non nel senso buttata, perché noi smaltatori non buttiamo mai niente, ricicliamo ogni cosa. Lo smalto è un po' come il maiale, viene usato tutto, viene riciclato tutto, non c'è davvero uno scarto definitivo. Però la parte fine degli smalti viene vista come qualcosa che va bene soltanto per il controsmalto, ed effettivamente, soprattutto agli inizi, ero convintissima di questa cosa, e ancora oggi, per far comprendere meglio i miei studenti, per semplificare questi passaggi, gli dico che la parte fine degli smalti viene utilizzata per il controsmalto, ma la realtà è diversa. La realtà è che la parte fine può essere utilizzata per creare delle sfumature incredibili, delle gradazioni pazzesche. Può essere utilizzata per mischiare due o più colori insieme per crearne un altro che magari non è nemmeno presente in commercio. I granelli sono così fini che riesce a ingannare l'occhio e fargli percepire un altro colore. Se noi sfruttiamo bene la parte fine, tutte le varie dimensioni della polvere di smalto che troviamo, scopriamo di avere a disposizione molti più colori. Un chilo di arancio non avrà soltanto una tonalità di arancio. Se noi dividiamo questo chilo seguendo la granulometria in diverse fasce, noi otterremo diversi colori, ed è una possibilità che ti apre un mondo. Io credevo, e ci ho messo un po' a capirlo, credevo che servissero tanti colori. Ho capito che non era così dopo aver toccato quota 800, e ho capito
che è più importante averne pochi, conoscerli bene. Direi che ne bastano una quarantina, soprattutto per iniziare. Una quarantina di colori che conosci fino in fondo, che sai come usare, come miscelare tra di loro per ottenerne molti di più, per ottenere tantissime sfumature. Credo che sia importante, mi dispiace averlo capito tardi. Io poi, quando ho iniziato a smaltare, ero terrorizzata, totalmente terrorizzata, che i colori si potessero contaminare tra di loro. Sì, adesso parlo di che bella la contaminazione, ma ai tempi ne ero terrorizzata. Ogni colore aveva il suo setaccio, il suo cucchiaio, il suo pennello. Ero vicino alla follia, era folle, insostenibile. Ma i miei insegnanti mi avevano messo così in guardia su questa cosa, la contaminazione è inaccettabile. E ora la ricerco in modo sistematico. Adoro mischiare gli smalti tra di loro. Una base di verde fine con dei grani o dello smalto un pochino più grossolano di rosso, per creare delle combinazioni sempre nuove. Ed è stupendo. Sia ben chiaro, cioè, con questo non sto dicendo che ho abbracciato il caos e rinnego i miei anni di studio. Assolutamente. La conoscenza tecnica, il metodo, sono la chiave per essere liberi. Se non si hanno delle basi solide, se non si conosce in modo approfondito la tecnica, non si può fare davvero ciò che si vuole. Semplicemente ci si limita a fare ciò che si riesce. Ed è per questo che è fondamentale studiare la tecnica, studiare più tecniche. Perché è così, è solo così che puoi trovare la tua voce attraverso lo smalto. Prima di scoprire lo smalto a fuoco, volevo fare la restauratrice. E senza neanche farlo apposta, è quello che sto facendo. Mi occupo soprattutto di restaurare pezzi antichi che per qualche ragione si sono rovinati, si sono rotti. Non è un lavoro che fanno in tanti, perché è un po' complicato. Quando stai per iniziare un restauro, ti chiedi che problemi ti darà. Non ti chiedi se ti darà dei problemi, perché sai benissimo che ti darà dei problemi. Ti chiedi solo quali problemi ti darà. A volte capita, come con questo orologio, che inizi a riparare due crepe e dopo la prima cottura te ne trovi 10 nuove. Sono veramente nuove, erano già lì. Semplicemente erano microscopiche, non le avevi notate e si sono rivelate con la cottura. Ma insomma, che bella sorpresa! Hai più problemi, più difetti di quando hai iniziato il pezzo. È un po' frustrante a volte. E il restauro è così. È imprevedibile, sì. Lo amo, lo odio, molto spesso lo odio. La parte più difficile però, secondo me, del restauro è saper dire no ai clienti. Soprattutto per questo tipo di restauro, che è un restauro molto invasivo e si può cambiare in modo irreversibile il pezzo. Un colore, un rosso, dopo una cottura può diventare
leggermente più grigiastro, un blu schiarirsi, si può alterare in modo irrimediabile il pezzo e bisogna sapere dire di no. Davanti a dei pezzi di un valore storico importante bisogna avere la correttezza di dire al cliente no, io non lo metto a fuoco, no, si fa un intervento di conservazione, non andiamo a lavorarci in modo così invasivo. È difficile perché soprattutto all'inizio la gente è accecata dalla possibilità del guadagno, davvero accecata. Si parlano di cifre importanti quando ci sono di mezzo questi lavori, quindi la gente dice ok, lo faccio, il guadagno potenziale è molto, ma il rispetto per la storia che c'è dietro a un determinato pezzo, il lavoro dello smaltatore, no, non va fatto, non sempre si può dire di sì al cliente. Io mi occupo del restauro a fuoco, ma su pezzi più commerciali che hanno perso il loro valore, devono essere rivenduti, non pezzi che hanno prima di tutto un valore storico, sì, anche economico ovviamente, ma se un pezzo ha un valore storico rilevante, io non ci metto mano, mi rifiuto. Ed è una cosa che provo a insegnare ai miei studenti, provo a fargli capire l'importanza dell'etica in questo lavoro. Non è facile, ma ci provo. Puntualmente poi mi viene chiesto, allora come si impara a fare restauri? Prima di tutto bisogna imparare a smaltare, non bene di più, bisogna diventare davvero bravi a smaltare. Bisogna studiare i metalli, le leghe, le saldature, imparare a gestirle, perché nei pezzi antichi se ne trovano spesso nei posti più improponibili. Bisogna imparare a incidere bulino. È importantissimo sapere incidere bulino per fare i restauri, perché molto spesso ti ritrovi a dover riprendere la base di metallo per poterla rismaltare e quindi restaurare con successo. È fondamentale. E una volta che hai imparato tutte queste cose, vai a farti un giro in un mercatino dell'antiquariato e lì troverai dei pezzi di poco valore, come delle spille, in genere consiglio di iniziare dagli Champlevé, delle spille semplici che trovi a pochi euro, che puoi provare a restaurare. E se vanno bene, prendi qualcosa di più difficile e man mano impari. Spesso mi viene anche chiesto qual è il pezzo più bello o più difficile che io abbia mai fatto. A questo rispondo il prossimo che farò.